Sì. Vedi, allora, ecco, in questo capannone tutti gli infissi che facciamo li esportiamo in tutta Italia. Abbiamo proprio... Sì, abbiamo proprio... Ciao, Renato! Ciao, signorina! Buon ciao, lavoro, ciao! Ciao. Grazie! Invece, grazie, nell'altro capannone che abbiamo più avanti, invece li esportiamo... Aspetta, Cosimino, ciao! Papà, dove sta? All'ufficio sta, c'è una fraga, ma qui c'è un tutto, Cosimino, e invece dicevo, l'altro capannone esportiamo in tutta Europa. E adesso invece mio padre sta per concludere un accordo per essere esportatori ufficiali mondiali. Sì, sta andando benissimo. Ma ti presento papà, questo è l'ufficio sono di papà. Contento, che sta sempre nel vostro. Papà! Papà! Papà, un attimo, vieni. Sta sempre nel rosso, papà, ma no, sai, il lavoro è male. Però mai chiede una figlia sola. Un momento, le ferie? Le ferie, parliamo stasera, vieni a casa, che è una morta, a fare buraco. Io c'ho da lavorare, c'ho da pensare. Ma figlia bella di... Io te l'ho detto, andavo, quando sto qui, non voglio essere... Capino. Che cos'è, chi è questo coso? Umberto, fidanzato mio. Piacere, Umberto. Il fidanzato. Fidanzato. Ma è italiano, parla italiano. Papà. Piacere, Umberto. Piacere. E che cosa pensi? E noi ci vogliamo sposare. Come sposare? Ma di questi tempi sposare, ma stiamo scherzando. Papà, io mi sono innamorata. Avete una parola grossa. Siamo innamorati. Sì, ma fate una cosa così, fate 10 anni di prova prima. E 10 anni di prova? No, papà, no, mi voglio sposare con Umbertino mio. Sì, infatti ci vogliamo sposare. Ragazzi, ma il matrimonio è una cosa impegnativa, molto impegnativa. Papà, lo so. E dopo tutto, tu hai idea di che cosa sarà il vostro futuro dopo il matrimonio? Beh, se sua figlia non manda fesserie, sì. Se sua figlia... Cioè, no, è tutto vostro, sicuro. Cioè. Come? No, allora, cioè, non ho papà, capito. C'è in che cosa, papà? Che dica no? Nessuna confidenza. No, solo... Pagano i contanti. Ma che mi costi? A me. Cioè, allora... Papà! Allora, no, perché... prima di mettere le mani addosso. Papà!